nuovi ingressi in società, futuro della società e calciomercato. Tanti temi toccati in conferenza stampa questa mattina allo stadio Gran Sasso d'Italia, a cominciare da Gabriele Marchesani, nuovo vicepresidente, poi l'intervento del sindaco Pierluigi Biondi e le parole del presidente Russo che hanno sostanzialmente avvicinato il grande obiettivo di mercato Daniel Giampaolo, esterno offensivo lo scorso anno tra Ancona e Recanatese in Lega Pro. Con le immagini di Donatello Ricci andiamo ad ascoltare proprio il presidente Mario Russo, il sindaco Pierluigi Biondi e il nuovo vicepresidente Gabriele Marchesani. Presidente Russo, nuovo ingresso in società, una società che si amplia sempre di più. Sì, era uno degli obiettivi che ci siamo dati e penso che per stabilire un futuro importante non sarà neanche l'ultimo ingresso, anzi mi auspico che non sia l'ultimo ingresso. Calciomercato, perché in questo momento i tifosi vogliono i nomi. Con Giampaolo diamo l'ok? Beh, aspettiamo qualche altra ora, diciamo che sicuramente... Mi stava in onda quando è già passata qualche ora. Diciamo che sicuramente è un calciatore che ci piace e che speriamo che alla fine venga da noi. Centrocampo con Iacullo, giovane 2003, che ha fatto molto bene al Vasto Girardi, e con Lorenzo Del Pinto. Quali sono gli innesti o eventuali conferme? Allora, mi sento di poter dire che arriveremo alla conferma di Mantini. Progetti e ambizioni dell'Aquila Calcio, sindaco Biondi? Beh, sempre nuovi, sempre sul pezzo, questa società non finisce mai di stupire per la capacità che ha di fare calcio di alto livello, ma soprattutto per la capacità che ha di attrarre investitori, appassionati e tutta gente che quando arriva qua rimane colpita dalla qualità del lavoro fatto, dalla qualità di questo straordinario impianto sportivo e dalla risposta che la città riesce a dare. Io l'ho detto anche in conferenza stampa, credo che raramente ci sia stata una simbiosi così solida fra la società, una società sportiva e la città dell'Aquila e il suo territorio. Un po' a sorpresa, Gabriele Marchesani, nuovo vicepresidente dell'Aquila. Ma io sono onorato di far parte di questo sodalizio, di questa società molto solida. Devo ringraziare innanzitutto i fratelli Marco e Giulio che mi hanno contattato non appena ho dato le dimissioni dalla Chiti Basket dopo 6 anni di presidenza. Ho avuto il piacere di conoscere Pierluigi Biondi, quindi il sindaco, ho visto che anche l'amministrazione è molto vicina a questa società, è una società che sta facendo molto bene, una società molto solida, virtuosa, ho potuto constatare che oltre allo sport opera molto anche nel sociale, sono tutti ingredienti ecco, che mi hanno convinto ad accettare questa carica, che per me è motivo di orgoglio e sono molto onorato ecco, di rappresentarla.